Cari amiche e cari amici, è sotto gli occhi di tutti che quando una dottrina che in origine vuole distaccare l'uomo da ogni forma di dipendenza del quotidiano, da ogni dipendenza mondana, ecco, quando questa dottrina assume le caratteristiche istituzionalizzate, quindi spesso si trasforma in una religione istituzionale, inevitabilmente c'è un progressivo impoverimento del messaggio iniziale. Questo perché? Perché nel momento in cui un dharma, un sentiero spirituale viene conformato a quella che è la mentalità di una società, diventa una credenza collettiva. E questa credenza collettiva può essere condivisa da comunità, a volte fatte di milioni di persone, che inevitabilmente ragionano in una determinata maniera, quindi riportano nell'ambito della religione il loro modo di ragionare, uno specifico contesto socio-culturale, e questo è successo ovunque le religioni siano state istituzionalizzate. Voi sapete che io non sono, il mio canale sa benissimo che io non sono contro le religioni istituzionali, perché hanno anch'esse una loro funzione ben precisa. E soprattutto nel caso del cattolicesimo frena un po' quelle che sono le istanze della modernità e mantiene vivi parecchi elementi tradizionali. Oriente ci fu un imperatore che si chiamava Asoka, che diffuse il buddismo. E l'opera di questo imperatore fu un po' quella, potrebbe essere paragonata a quello che fece l'imperatore Costantino per il cristianesimo, perché sia Costantino che Asoka misero molta energia nel tentativo proprio di diffondere la nuova spiritualità, nel caso di Ashoka del Buddha, nel caso di Costantino di Gesù. E così lo spirito evangelico del cristianesimo primitivo andò perduto, e così pure come andò perduto gran parte dello spirito iniziale del Buddha, perché poi quando le religioni si istituzionalizzano, vanno in gran parte, molte situazioni vanno a vantaggio delle gerarchie ecclesiastiche che si formano e che sono funzionali al modello sociale dominante. E questo è accaduto un po' dovunque si sono formate religioni istituzionali. Così anche quella caratteristica di estrema libertà del Buddha è ridimensionata attraverso proprio una priorità data a istituzioni monastiche, a tutti i rituali e a tutti gli aspetti devozionali tipici di ogni religione di massa. Come dicevo nel video precedente, come da noi c'è San Gennaro, ci sono anche nel buddismo queste forme devozionali. Non è, bisogna pensare che l'erba del vicino è sempre più verde. Queste situazioni, l'uomo è uomo dovunque. E queste situazioni si sono create ovunque, in ogni parte del mondo. Nella storia del buddismo, certo, mancarono tutta una serie di scomuniche legate alle eresie, ai dissidenti, no? Come si verificò invece nelle chiese cristiane. Però, spesso, la dottrina del Buddha fu distorta anche lì. E ci furono molte dispute dottrinali legate poi anche all'autorità dei singoli grandi monasteri. E spesso poi le speculazioni astratte, quello che noi chiamiamo la teologia, finì col prevalere rispetto alla freschezza della dottrina originaria. Perché questo? Perché nessuna società può tollerare un'autonomia totale degli individui che la compongono, perché un individuo libero e quindi che
che ragiona in modo diverso dagli altri, che si comporta in modo diverso dagli altri, viene visto come minaccia dalle istituzioni, perché le istituzioni sono tali proprio perché tendono a mantenere le regole che si ritrovano in una determinata società. E le leggi cercano di inculcare uno spirito gregario e spesso vogliono proprio inculcare uno spirito di supina accettazione dell'ordine costituito, indipendentemente se al governo c'è un dittatore o c'è un governo democratico. E il principe Siddhartha, ai suoi tempi, cioè Siddhartha era, no, il principe che poi in seguito si risvegliò, divenne il Buddha. Beh, il principe Siddhartha fece scelte coraggiosissime, perché era figlio di un re, abbandonò la reggia paterna e si avviò verso un sentiero che aveva come caratteristica proprio il rifiuto dei ruoli sociali, dei legami familiari, e che invece erano importantissimi nella sua cultura. E il padre del principe Siddhartha era colui che, ovviamente, essendo un re, incarnava la legge, cioè tutto quell'insieme di regole che servono proprio a garantire il funzionamento e la conservazione di un assetto politico e istituzionale. Questa è la funzione del re ai tempi di Buddha, e questa è la funzione del governo ai nostri tempi, no? E il conflitto tra Siddhartha e suo padre ha un valore simbolico molto profondo, perché esprime questa radicale antitesi tra quelle che sono le esigenze di libertà di un uomo che è disposto a trasformare radicalmente la sua vita pur di sfuggire al condizionamento, alle illusioni collettive, ai fenomeni di massa, no? E dunque in un certo senso si distacca da quella che è dalle regole della vita associata, che, come vi dicevo, servono a mantenere uno specifico ordine istituzionale. E Siddhartha fu veramente un rivoluzionario, e come ogni fanciullo della sua casta, lui aveva avuto un'educazione oltretutto militare, molto interessante. Evola, e ho una playlist per chi non l'ha vista, Evola, un Buddha fascista, che approfondisce anche questo aspetto, no, del linguaggio del Buddha, che spesso utilizzava delle metafore legate al combattimento, proprio perché era figlio di un re, quindi educato dalla sua casta anche al combattimento. Però Buddha si sottrasse a qualsiasi vincolo e qualsiasi ruolo sociale, e dunque si allontanò poi da quella che era il condizionamento e l'effluenza delle educazioni ricevute, e si allontanò in un secondo momento anche a quello che era la dimensione dei sadhu, dei rinuncianti, tant'è vero che a un certo punto ebbe molto critiche proprio da quelli, i rinuncianti che vivevano nella povertà, no? E avevano fatto la scelta di vita della povertà per distaccarsi proprio dal mondo e per realizzarsi, no? E allora ecco che abbandonare la casa, che fu la caratteristica del Buddha, è un simbolo molto forte che noi ritroviamo in qualsiasi scelta monastica. Anche i nostri monaci, quando tagliano i capelli, prendono un nuovo nome e rinascono, abbandonando la propria casa, i legami familiari, i condizionamenti psicologici che derivano poi da tutto quel processo formativo educativo, no? Che forma poi una personalità inserita nel gruppo, dapprima familiare e poi sociale. E l'educazione e il condizionamento che viene attraverso l'educazione mira proprio all'adattamento dell'individuo alla società in cui si trova, anche perché nessuna società senza determinate regole e determinati condizionamenti potrebbe avere un ordine né potrebbe perpetuare se stessa, perché sì, senza regole si cadrebbe nel caos più totale.
Allora, le società vogliono far integrare l'individuo al modello dominante, al gruppo di appartenenza. E potremmo affermare che in nessun tipo di società sta a cuore la realtà della libertà effettiva di un uomo, una donna, di un individuo, insomma. Proprio perché questa libertà richiede, e questo lo ritroviamo anche nel processo di individuazione di Jung, richiede il avere il coraggio di staccarsi da tutte le norme, i condizionamenti, le forme educative. Quante volte anche sul canale persone hanno mollato perché si sono spaventate, dice, oddio, ma se io continuo col Dharma, poi cambio le mie idee, no, ma nessuno ti chiede di cambiare. Sul decimo toro ti si chiede una trasformazione che è implicita nella pratica del Dharma. Inevitabilmente la pratica del Dharma ti distacca dalla materia, ma nessuno ti chiederà mai che devi credere in una religione più che un'altra o in una forma di lotta politica invece che un'altra. E così ecco che tornando a Siddhartha, la sua fuga notturna dalla reggia del padre è proprio un atto di ribellione nei confronti di quelle che sono le norme convenzionali rispetto all'ordine sociale, e è un suo atto di libertà che è un atto trasgressivo inevitabilmente, perché si oppone a regole codificate, a valori condivisi dalla collettività e a quella sottomissione che deriva proprio dall'accettazione di queste regole. E così l'allontanamento dal caos, dai desideri mondani, ritirarsi nella solitudine, no? E Siddhartha piano piano diventa sempre più cosciente che ci vogliono delle rotture radicali con i legami di sempre per realizzarsi. E allora quello che ordinariamente viene il concetto di famiglia, le relazioni sociali che hanno le persone comuni e così, quello diventa tutto un ostacolo per una ricerca spirituale estrema come la fece inizialmente Siddhartha. E dunque Siddhartha simbolicamente rappresenta quello che riesce a sganciarsi dalle dipendenze, l'individuo che non dà ascolto, va bene, all'influsso di Maya, al condizionamento, e vuole liberarsi da questa ruota delle rinascite, dal samsara, vuole liberarsi nella visione popolare dal ciclo di morte e rinascita, ossia della reincarnazione, questo dalla prospettiva della cultura popolare. Da una prospettiva più raffinata vuole liberarsi dal samsara, ossia dal divenire, trovare quell'elemento di stabilità che è la vera natura di ciascuno di noi. E allora rinunciare al samsara implica la capacità di sapere dire no. No a cosa? Alle suggestioni del mondo, no al condizionamento, no agli attaccamenti, alle abitudini, alle illusioni collettive. E quindi la vita di Siddhartha è una metafora, esattamente come quella di Gesù, come quella di tutti i grandi maestri. Siddhartha poteva avere tutto. Era il successore, no? Avrebbe ereditato il regno, il successore del re. Invece rinuncia allo stesso concetto di casta, a tutti questi palazzi fatti edificare per lui, dal padre. Rinuncia a tutto questo. Preferisce una vita molto simile a quella che qui in Occidente fecero gli hippie negli anni 70, no? E la storia di Siddhartha dunque è un simbolo e ci dice che finché l'individuo vuole restare vincolato ai valori dell'esistenza mondana e ai condizionamenti
trasmessi dalla famiglia, dagli educatori, dal prete di turno e così via, non può risvegliarsi. Proprio perché la liberazione richiede lo scardinamento di tutti questi condizionamenti. E Siddhartha si spoglia di questi abiti principeschi. E anche il suo spogliarsi dei suoi sfarzosi abiti e prendere gli abiti della rinuncia, denudarsi, ha un valore simbolico molto intenso, perché aspirare alla liberazione significa essere disposti a liberarsi dalle maschere sociali, dai condizionamenti, per incamminarsi con determinazione verso la ricerca della propria natura, della natura più autentica. E solo in questo modo si può riuscire a liberare la mente dalle predisposizioni negative che derivano dal karma. E dunque solo in questo modo si può uscire dal samsara. E la via del nirvana è proprio quella via che richiede questo spogliarsi, questo liberarsi dal condizionamento sociale. E allora si procede lasciando lungo la via il prestigio, i beni materiali, i legami sentimentali, qualsiasi cosa sia di ostacolo al raggiungimento della conoscenza di se stessi e della propria vera natura. E oggi, quando noi viviamo in questa società dove il liberal capitalismo veramente è una manifestazione demoniaca, che favorisce il consumismo, questo processo di accumulazione di tutto, di qualsiasi cosa, no? E si cerca sempre di ottenere di più, quindi di aggiungere a quello che si ha, aggiungere e raggiungere il successo, raggiungere obiettivi precisi, accumulare denaro. La felicità sarà quando mi sposerò, quando avrò figli, quando avrò una nuova casa, quando avrò vacanza e così via. La via della liberazione è l'opposto. È quella di Plotino. Scolpisci la tua statua, leva. La liberazione non è aggiungere, è togliere, togliere il superfluo. Finché non si raggiunge una coscienza che quello che è stato accumulato in passato era solo la materializzazione tangibile di una serie di dipendenze nocive. E allora si comincia a respirare aria di libertà. E allora non ci si sente più imprigionati in questo spazio ristretto che era determinato dalle catene del condizionamento, dell'educazione, del rispetto assoluto delle regole sociali. E la spiritualità è una liberazione da. Che vuol dire liberazione da? Vuol dire aspirazione non verso obiettivi materiali, ma verso l'affrancamento da ogni legame. Ogni altra finalità dell'esistenza è relativa, secondo questa visione. E l'insegnamento del Buddha è proprio questo: liberati dalle dipendenze, perché così vincerai la sofferenza. Perché la sofferenza nasce dall'essere vincolati a qualcosa, dall'essere vincolati a qualcuno. Liberati di questo qualcosa, liberati di questo qualcuno e sarai libero. E questo è un messaggio di libertà incompatibili con quelle che sono le richieste sociali di tutte le società, non solo della società del Buddha, anche della società di oggi. Per questo, ad esempio, Gesù Cristo fa la fine che fa. Perché questi personaggi sono scomodi, Alak Mansur, nell'Islam, che viene preso, torturato, gli tagliano un pezzo del corpo alla volta, i martiri, no? E invece ecco la voce di Buddha, no? Che ci dice: lascia la casa, lascia la reggia, abbandona tutto, non dare retta a questi legami sociali, familiari, sono catene, ti avvelenano, ti contaminano perché ti immettono in una società che è contaminata. E Buddha, da questo punto di vista, è un
simbolo e fu coraggiosissimo. Coraggiosissimo, allora c'erano le caste, no? E Buddha non si faceva problema di avere anche contatti con i fuoricasta, che allora venivano considerati impuri come animali, no? E Buddha accolse nel Sangha, nella sua comunità di ricercatori, anche fuoricasta, i briganti, le donne che al tempo creavano uno scandalo incredibile. Ma lui non guardava questo. Lui aveva provato un gusto superiore che va oltre tutte queste vane apparenze, no? Ecco perché Buddha è trasgressivo. Ed ecco perché chi intraprende il Dharma deve essere coraggioso. Non deve essere pronto a rimettere in discussione qualsiasi cosa nella sua vita. Inizialmente ci furono delle scelte anche molto radicali da questo punto di vista, nei monaci buddisti, rispetto alla povertà e ai legami con la famiglia, no? E dunque il coraggio di uscire dagli schemi sociali, perché Buddha aveva capito che solo spezzando questi legami si spezzava il legame con l'illusione che è la caratteristica della ruota del divenire, il samsara, il senso dell'io, l'attaccamento possessivo a beni, a persone, no? Scaturiscono dal samsara, da questa illusione, no? Illusione. E l'insegnamento di Buddha non è altro che lo smascheramento di qualsiasi illusione. Buddha scardina tutti i meccanismi che ti rendono cieco, no? E oggi, soprattutto in questa società, no? Ghenon è molto chiaro, dice per la prima volta, e Ghenon parlava 100 anni fa, scriveva queste cose, dice per la prima volta in Occidente abbiamo una società che non è fondata sul sacro. Ma questo è inevitabile, doveva essere inevitabile nel Kali Yuga, una fine del genere, l'era del mercante, no? Scardinano i valori sacri, quei valori sacri che ci sono vengono distorti. Pensate a tutti gli imperi finanziari, a quanti guru, quanti illuminati, tra virgolette, girano, maestri spirituali con gli yoga più svariati, chiedono e fondano degli imperi finanziari incredibili, quando nella tradizione non si chiedono soldi per l'insegnamento. E allora ecco che la verità di Buddha è in contrasto stridente con le aspettative e con le speranze della grande maggioranza dell'umanità, perché soprattutto oggi si aspira al consumismo di massa. Sottrarsi al condizionamento socioculturale non è mai stato facile, oggi è ancora più difficile, oggi è ancora più difficile. Perché l'individuo è proprio condizionato, conformato a certi canoni e viene plasmato, in una, da tutta una miriade di condizionamenti sin dal primo giorno della nascita. E non ci sono neanche tutti quei valori di relazioni legati alla famiglia, no? Che facevano parte di tutte le società tradizionali. Pensiamo alla follia della logica del gender, che si vuole insegnare ai bambini di scegliere il proprio sesso, cioè tutto deve essere indefinito, perché il capitalismo, l'ottica e la prospettiva dell'economicismo, del capitalismo, più si è nell'indefinito e nell'indistinto, più si estende il mercato. Questa è la sacrosanta verità. E allora anche oggi fanno molto scomodo persone che si mettono lì e in una società che ti dice fai sempre di più, cosa facciamo? Bisogna fare, affermarsi, competere. E chi segue il Dharma invece gli dice stai in silenzio, dunque non fare nulla. Ai tempo la società del fare ti dice vai a fare shopping. Io restai colpito quando Bush, mi pare ci sì, c'era Bush, finito l'allarme delle Torri Gemelle, diede l'annuncio agli americani: donne americane potete tornare a fare shopping. Ma vaffanculo a te e lo shopping. La tradizione
non c'entra nulla con lo shopping, ma col osservare le lente evoluzioni del pensiero, come facevano gli antichi filosofi, come faceva Pitagora, osservare le lente evoluzioni del pensiero, e la tradizione poi è il superamento anche di questa osservazione per sprofondare nella nostra più autentica natura. Allora ecco che i discorsi del Buddha, gli insegnamenti del Buddha non lasciano dubbi. Bisogna distaccarsi da tutti questi condizionamenti, da tutto questo che ci vincola alle catene del samsara. E allora è un insegnamento che va esattamente opposto alla cultura del liberalismo che c'è oggi. Perché i liberisti gli dicono: devi essere un uomo di successo, devi acquisire potere, ricchezza e così via. Buddha ti dice: scardina, abbandona, fottitene delle ricchezze, del successo, del potere. È tutto ego, lascia stare, abbandona, osserva, osserva. E questo è qualcosa di estremamente radicale, radicale. E oggi tutto, la famiglia, la scuola, i mass media, gli spettacoli, le relazioni sociali, tendono a risucchiare, no? A risucchiare, a condizionarti psicologicamente. La stessa psicanalisi che ha sostituito la confessione viene vista come antidoto per ristabilire equilibri, non fa altro che voler adattare l'individuo alle istanze sociali, alle norme sociali. E allora quando sei tornato normale, quando ti comporti come gli altri, hai le percezioni che ne hanno gli altri, allora dammi gli ultimi 80 euro perché abbiamo finito il nostro ciclo di sedute, ti dice lo psicanalista, lo psicologo. E invece il messaggio di Buddha è radicale: abbi il coraggio di scardinare tutto. Il maestro Zen dice: salta nell'inferno dove le fiamme sono più alte. E così si riscopre l'impronta primitiva del cristianesimo, del buddismo, che non è una religione organizzata. Ripeto, io non ho nulla contro le religioni organizzate, anzi, servono, sono utili a tutto questo grande numero di seguaci laici. Però l'insegnamento diretto del maestro ti dice di superare tutto questo per ritrovare la tua vera natura, e questo richiede coraggio, richiede la pratica continua. Non ci può essere un conformismo, un'adesione a una morale comune. Solo se sradicherai questo, sradicherai l'illusione del samsara. E allora ecco questo trasformazione. E il buddismo che si diffonde poi assume diversi aspetti in India, in Tibet, in Cina, in Giappone, in Thailandia, no? E molte manifestazioni. C'è un buddismo che diventa non violento, perfino c'è il buddismo che ha degli aspetti violenti ma giusti, come quello dei samurai, dei kamikaze, noi kamikaze, come vengono chiamati impropriamente i kamikaze islamici, che non c'entrano assolutamente nulla, la dimensione del samurai, la dimensione del guerriero, no? E quindi ci sono poi queste espressioni della tradizione, come ci sono tipo il culto di Buddha Amitabha, che è una semplice recitazione del nome di Amitabha. E non c'entra più niente col Dharma originario, è una forma molto popolare, massificata, no? E sempre ci saranno dunque una religione per la massa e una religione per i pochi coraggiosi che attraverso la pratica vogliono scardinare il condizionamento per uscire dal samsara e penetrare nella propria vera natura. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.